la felicità non è solo una parola, ma abbiamo visto che è anche e soprattutto una persona che è anche Dio, Cristo, per noi credenti. Ma la felicità è fatta anche di azioni, di stili di vita, direi di verbi. E padre Fra Emiliano Antenucci, nel suo libro, che vi ripropongo, Felici perché amati, la gioia dei figli di Dio, traccia una serie di verbi che noi cercheremo di prendere per questo nostro cammino, questo nostro viaggio attorno e nella felicità, alternandole di tanto in tanto anche con testimonianze sulla felicità. Anzi, aiutatemi voi, perché per me è molto facile dire i testimoni di felicità che mi hanno colpito, ma io vorrei sentire anche voi. E io sono convinto che ci sono nel mondo di oggi i testimoni della felicità ignoti, cioè non conosciuti, sono ben superiori a quelli che noi definiamo come persone felici. I santi, per esempio, tutti i santi sono persone felici, ma i santi non sono soltanto le persone iscritte nell'albo della Chiesa, no? Così come in genere noi crediamo. No, noi celebriamo la festività di tutti i santi il 1° novembre proprio perché il paradiso è pieno di santi non iscritti nel canone, come si dice in linguaggio tecnico, nel canone dei santi della Chiesa. E allora il vostro aiuto nel segnalarmi le persone e i testimoni che secondo voi sono santi, non solo, ma felici. Sono santi perché felici, e sono felici e santi. Pensate a quante nonne, nonnini, sono persone felici, a quante persone povere, sconosciute, ma sono felici, a quanti genitori che hanno vissuto una vita, tra virgolette, anonima, ma una vita continua di donazione verso la propria famiglia, e sono felici. Pensate a quante persone fanno il bene senza nessuna telecamera, ma sono felici. Quanta felicità c'è nel mondo. Ma questo non significa che non c'è infelicità. C'è tanta felicità nel mondo, ma c'è anche tanta infelicità. Allora la felicità cosa ci serve? La felicità è una risposta, è un dono che Dio ci dà perché gli infelici possano diventare felici. Vedete che grande amore c'ha Dio, che ci vuole tutti felici. Vedere felice una persona quando io sono infelice certamente può procurare in me un'invidia. Ma diventa una sana invidia quando quella felicità mi fa dire: ma perché lui è felice e io no? E Gesù una volta disse: vi riconosceranno dal vostro amore, vi riconosceranno dal vostro amarvi. Potremmo cambiare, parafrasare la frase e dire: vi riconosceranno dal vostro modo di essere felici. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!